Allora, era, se non sbaglio, agosto, o settembre, o comunque fine estate del 1993. E non ricordo su che rivista, ma lessi proprio la recensione del sequel di un gioco che avevo amato alla follia. Ricordo che non riuscivo a trovarlo proprio in nessun negozio e quindi per la prima volta feci il mio primo acquisto per posta. Ricordo che lo comprai tramite la rivista Consolmania oppure Game Power, adesso non ricordo benissimo che rivista era, ma comunque c'era proprio una sezione dove c'erano un catalogo di giochi tutti scritti con il prezzo di lato e il numero di telefono proprio per comprarlo. E così lo ordinai, lo pagai circa 90. 90.000 lire, 99.000 lire, adesso non ricordo precisamente. Avevo proprio un hype incredibile. E dopo circa una settimana arrivò Splatterhouse 3, il gioco che mi terrorizzò. Ricordo che quella stessa sera ero a mangiare la pizza a casa di un mio carissimo amico e la pizza ordinata poi per telefono, i suoi genitori non c'erano, ordinammo la pizza per telefono. Ricordo che all'epoca c'era, se non sbaglio, siamo a Roma, quindi c'era Hello Pizza che ho già menzionato in un altro video e faceva una pizza buonissima, non so, c'era proprio quella situazione, non so, quella magia proprio di ordinare la pizza, di mangiarla a casa sul tavolo insieme agli amici, insomma, era davvero bellissimo. Chissà se c'è ancora oppure no, oppure ha chiuso, non saprei. Comunque era davvero buonissima quella pizza. Comunque a un certo punto, mentre ero a mangiare la pizza col mio amico, arrivò una telefonata a casa di questo mio amico ed era mia madre. Io risposi al telefono e dissi: "Che è successo?" Disse: "Guarda che è arrivato un pacco. Mi sa che è il gioco che ha ordinato." E il mio amico sapeva che mi sarebbe dovuto arrivare a giorni e quindi mentre era al telefono, io ero in piedi al telefono, lui era ancora seduto al tavolo a mangiare, e mi guardò e mi disse: "È arrivato Splatterhouse." E io gli dissi: "Sì." Finito di mangiare, corremmo subito a casa mia per vedere il gioco. Ed era davvero bellissimo. Tutto quello che poteva essere migliorato dal 2 era stato migliorato. Adesso ci potevamo muovere anche nelle tre dimensioni. Era davvero incredibile. La grafica era migliorata proprio tantissimo. E in più il pezzo forte è che c'erano proprio delle cutscene che non si erano mai viste prima. Insomma, una roba assurda, fatte proprio con gli attori veri. Rimanemmo davvero sbalorditi. Poi si fecero circa le 10, le 10:30 di sera e questo mio amico tornò a casa. Ma io continuai a giocare. Avevo un paio di cuffie della Sony, delle cuffiette proprio quelle che, diciamo, avevano il pezzettino di ferro qui di lato, ancora le ricordo benissimo. Avevo queste cuffie della Sony che attaccai. Adesso non so se sbaglio, ma io credo le attaccavo proprio al Mega Drive. Le attaccavo al Mega Drive e insomma quella sera attaccai le cuffie al Mega Drive e giocai e Splatterhouse 3, continuai a giocare Splatterhouse 3 e mi immersi completamente in quel vortice macabro e inquietante che era Splatterhouse 3. E ricordo che io e questo mio amico abitavamo a 300-400 metri di distanza, avevamo degli walkie-talkie che un giorno mi comprò mia madre, erano scrausi ma comunque funzionavano, a volte si sentiva male ma comunque li potevamo usare. Quando si era fatta tipo mezzanotte, anche se avevo le cuffie, il suono del walkie-talkie era molto forte, mi arrivò questa chiamata, come posso dire, chiamata, vabbè non è una chiamata, comunque mi arrivò proprio questa chiamata del mio amico che mi diceva: "Remy, ma stai ancora giocando?" E io dissi: "Sì, sto ancora giocando, domani ti racconto tutto." Insomma, era davvero incredibile Splatterhouse 3. Il gioco era proprio pieno zeppo di rimandi alla filmografia anni 80 e 90, quindi non so, a Venerdì 13, ad Halloween, a Poltergeist, insomma, era veramente un concentrato di tutto quello che si era visto in questi film che in quel momento stavano dando proprio il massimo. Tra gli anni 80 e il 90 sono usciti proprio i top della categoria splatter horror, diciamo. Solo che aveva veramente un design delle creature, anche dei livelli di gioco veramente inquietante. E poi c'erano quelle cutscene che erano proprio il picco più alto, che contribuiva proprio e fortemente a farti immedesimare in quel mondo orrorifico che era Splatterhouse 3. Ricordo, ho già detto nella mia top 10 per Mega Drive, ricordo che era proprio uno di quei giochi che non potevi giocare quando rimanevi solo in casa. Ovviamente io avevo 12-13 anni
E quando stavi solo in casa e giocavi a questo gioco, anche se era pomeriggio, dovevi abbassare ogni 2 minuti il televisore perché sembrava proprio di sentire dei rumori in casa. Ogni 2 minuti dovevi abbassare la TV, era veramente pauroso Splatterhouse 3. Questo gioco è davvero incredibile. A volte guardo indietro, guardo a quelle magiche sere d'estate e sono passati più di 30 anni. Eppure, se chiudo gli occhi, posso ancora trasportarmi lì, nella mia cameretta, su quel vecchio letto con la mia piccola TV, a passare pomeriggi e serate infinite, circondato dalle persone che amo, che amavo di più, nel magico mondo dei videogiochi. Al prossimo video.